Bike Riders, lo stile italiano. Benvenuti a Moto Gallery Modena. Noi siamo un territorio dove ci piacciono le prestazioni e la qualità nel campo motoristico, come voi sapete, si misura nelle prestazioni, nelle vittorie, nel contare anche le drammatiche sconfitte, ma tutto alla fine si salda, si risolva col piacere di stare a tavola. Eccellenze agroindustriali per noi sono importanti e, come vedrete, sappiamo sviluppare i nostri motori con la complicità dei nostri sapori e dei nostri gusti. Frequentare questa via Emilia, Modena in particolare, si ha la possibilità di vedere delle eccellenze motoristiche, dei pezzi unici da un punto di vista della qualità del gusto, con tutti gli aspetti di carattere enogastronomico che ci sono. In sostanza, quando viene sera, è la volontà di celebrare una vittoria con i gusti dei nostri prodotti, porta a ottimi sogni. Punteremo ancora su questa fiera, ritenendo che sia un momento di incontro non solo di passioni motoristiche, di storia motoristica. In sostanza si celebra un po' il passato, il nostro passato, ma ritenendo che questo rappresenti anche un pezzo importante del nostro futuro. L'Emilia Romagna, Modena in particolare, non è solo terra di motori, è terra di sapere, di qualità, è terra di gente che lavora molto, che prende una lamiera e la trasforma nella Ferrari, questa è Modena. E quindi è la via Emilia, è il luogo dove nel tempo c'è stata una grande contaminazione e oggi la Ferrari, la Maserati, la Pagani, la Lamborghini, le moto Ducati, per dire quanti marchi di alta qualità si concentrano in un territorio che ha voglia di fare, di saper fare. Allora bisogna innovare, bisogna aiutare queste imprese a stare nel mondo, bisogna trovare le condizioni per continuare a essere numero uno. La Ferrari è il primo marchio al mondo, Modena deve essere un marchio enorme per stare nel mondo, bisogna che tutti insieme lavoriamo perché la condizione della cultura col Festival della Filosofia. Stiamo lavorando a Motor Show 2014, è una passione di Bologna, dell'Emilia Romagna, della nostra Motor Valley. È una cosa importante, credo, per il nostro paese ritrovare la passione e l'impegno in una grandissima tecnologia di specialità del Made in Italy come quella dell'auto. E allora il nuovo Motor Show deve essere la piattaforma nella quale rilanciare e rivalorizzare questo automotive italiano, la passione per l'auto, una passione anche nuova che non è uguale a quella degli anni precedenti e che quindi deve guardare anche alle nuove forme della mobilità, alle nuove modalità con le quali vivere l'auto e la propria vita per il lavoro e per lo svago. Deve essere anche un po' dedicato all'auto di tutti i giorni, quella che serve, quella che deve anche essere compatibile con le tasche degli italiani. Deve parlare anche dei servizi nuovi per l'automobile, tanti modi nuovi per poterla utilizzare. Insomma, dall'Emilia Romagna a Motor Valley certamente questo impegno è grande, riprenderà e vogliamo che di nuovo tanta gente, tanti italiani, tanti ragazzi e ragazze siano con il Motor Show 2014.
Le Motoville hanno fatto la storia del motociclismo italiano. È una passione della zona, è una passione di un po' tutti i modenesi, che abbiamo tutti. Io incontrai un signore che poi divenne una persona che mi ha sempre consigliato e che era stato il meccanico di Francesco Villa e anche di Walter, il fratello, quando correva nel mondiale. Il Museo Motovilla esiste, è ubicato a Concordia sulla Secchia, il mio paese, dove all'interno dei nostri locali, ovviamente su appuntamento, possiamo mostrare le moto della collezione. Questo è una Motovilla 125 PR, è una moto da velocità, è la prima moto costruita da Walter e Francesco col proprio nome. Loro avevano già cominciato a costruire moto, costruivano già moto per la Mondial inizialmente e poi successivamente per Montesa, erano produzioni loro ma col marchio Montesa perché erano legati da un contratto diciamo con la casa spagnola. Alla fine del contratto con la casa spagnola hanno cominciato con la produzione in proprio delle proprie moto. Questo è il primo modello, è la prima moto che loro hanno costruito col proprio nome, una moto da velocità, è una 125, categoria nella quale hanno raccolto i maggiori successi. Hanno fatto veramente grandi risultati con la 125. Walter è stato anche campione italiano su una moto come questa, ci ha corso anche Francesco su queste moto. È una moto che è rimasta in produzione dal 68 al 70. Pochissimi esemplari, come tutte le moto da corsa, tutte moto un po' leggermente diverse l'una dall'altra, ed è una moto che ha dato soddisfazioni anche a grandi campioni, perché molti grandi campioni hanno cominciato proprio su questi modelli. Parliamo di campioni internazionali come Charles Mortimer, che poi è stato un grandissimo campione sulla Yamaha, che ha vinto il Tourist Trophy 4 edizioni. Lui cominciò proprio a correre su queste moto, così come anche tanti altri campioni. Parliamo di Chaffin, parliamo di Buscherini, Mandolini, Walter e Francesco Villa. È la prima moto da fuoristrada col motore Villa. È una moto importante, questo è un esemplare ancora più importante perché è un esemplare ufficiale. È una moto che ha preso parte a 38 gare vincendone 36. Questa in particolare ha i carter in magnesio, una forcella Ceriani molto buona, ammortizzatori corte cosso, faceva di questa moto una moto veramente molto valida all'epoca, parliamo del 73. Quella di fianco è la moto con la quale Franco Picco ha conquistato il campionato italiano Seniores 500 nel 1978. Questo è un 250 LG, è una moto appositamente costruita per le competizioni. Questo è l'esemplare col quale Vicarelli e Picco hanno vinto il campionato italiano Juniores nel 77. Questa è una 250 MC 82. È una moto che era appartenuta a Giancarlo Falappa prima che lui si dedicasse alla Superbike, è stato un pilota Villa e con questa moto lui ha partecipato al campionato italiano, europeo e mondiale. È una moto molto significativa anche lei, perché è una moto che ha vinto e soprattutto perché era una moto anch'essa da battere per il periodo. Questa è una 495 MC, è una moto ormai delle più recenti della produzione Villa, è un 83. Questo è l'esemplare col quale Anthony Elias, che è il padre dell'omonimo corridore in MotoGP, ha corso e vinto in Spagna e in Portogallo. Questa moto ha vinto il campionato portoghese nell'85. Questo progetto venne ceduto alla Cagiva, che produsse successivamente i suoi modelli Desert versione enduro e VMX 500 con lo stesso motore che appunto concepì Francesco Villa. Cioè, noi siamo molto orgogliosi di ospitare questa iniziativa,
di anno in anno si va ad arricchire. Il nostro è un territorio vocato all'automobilismo, quindi è anche ricco di pezzi e di storia, e credo che nel tempo potrà diventare veramente una delle manifestazioni europee più importanti. Quest'anno, che è la seconda edizione, mi sembra che abbia sia come numero di espositori sia come visitatori, sia già in grande crescita rispetto a una prima manifestazione che era stata di grandissima soddisfazione. I pezzi vanno veramente, sono tutti pezzi di aziende italiane con una storia assolutamente italiana, e anche di questo siamo molto orgogliosi, perché rappresenta bene questo nostro territorio. È una manifestazione che si inserisce in nuove iniziative che stanno via via crescendo, dal Museo Ferrari al Museo della Casa Natale di Enzo Ferrari, al Museo della Ferrari, al Museo della Lamborghini, ai circuiti, al Motor Show che si tiene a Bologna. Ho incontrato questo artista di questo bellissimo oggetto, diciamo così, vintage, che di Enzo Ferrari. Questo busto è stato realizzato nel 1993 da un artista modenese. Da questo busto sono stati ricavati 3 bronzi. Io questo l'ho acquistato dall'artista, quindi è l'originale, pezzo unico.